Ciao a tutti, io sono Dante, benvenuti al mio canale. Max Verstappen, extraterrestre, schifo Ferrari. Max Verstappen, extraterrestre e Ferrari schifo totale. Verstappen, partito da 14ª posizione, ha dominato un gran premio. Un atto di forza oggi della Red Bull che era sbattuta in faccia alla Ferrari e alla Mercedes, incredibile. Ragazzi, come si fa? Partire 14esimo dopo quasi 12 giri, 15 giri, già essere primo, e poi finisci il Gran Premio da parte di Verstappen con quasi 19, non, se non mi sbaglio, sono 19-20 secondi sul compagno di squadra. Ma stiamo scherzando, un extraterrestre. E la Ferrari? L'ultimo pit stop non ho capito di l'ultimo pit stop di Leclerc, non ho capito se ha avuto problemi, con le gomme, non ho capito se l'hanno fatto per l'ultimo per prendersi un punto e poi hanno perso la quinta posizione per penalità. Uno schifo totale. Mi sembra che l'ingegnere della Ferrari con Binotto e compagni mi sembrano tre scimmiette che sbattono le mani, fanno oh. Ma stiamo scherzando, le tre scimmiette non vedono, sentono, non parlano. E poi Leclerc, che devo dire, sembra che ha la nuvola, i fantozzi sulla testa, la mascherina della visiera, la plastica della visiera. Qualcuno se la toglie per l'argomento, la dovrebbe mettere in macchina, la lancia e gli arriva sui freni. Prende fuoco, qua stavano prendendo fuoco, si è dovuto fermare e anticipare un pit stop. Non sappiamo se era a livello di Leclerc, però era là. Era là, la fortuna è stata che c'è stato la bandiera gialla, se no già la gara era buttata dopo 12 giri. Sembra che questo ragazzo abbia la nuvola di Fantozzi sulla testa. C'è quella nuvola, vedete la nuvola di Fantozzi, dove Fantozzi piove, è la stessa che ha Leclerc. Ma ormai parliamo ancora c'è qualcuno che parlava di mondiale? Dopo oggi c'è ancora qualcuno che parla di mondiale? L'unica cosa positiva è che abbiamo recuperato punti per secondo posto nel mondiale costruttori, però una doppietta devastante. E mi sembra che andremo tra una settimana in Olanda, dove ci sarà un'altra doppietta, Red Bull, un'altra doppietta Red Bull. Perché oggi, signori miei, della Ferrari ho visto lo schifo totale, lo schifo totale. In questo mese di sosta, di pausa, i McLaren, ingegneri della McLaren, del Red Bull, hanno lavorato. Quelli della Ferrari sono andati in vacanza sui loro yacht, sulle cose, non lo so, perché sembrava oggi, sembrava che la Ferrari, che la Red Bull doveva recuperare punti alla Ferrari, la Ferrari era prima e stava bene. No, uno schifo, scusate, sono troppo nervoso per questo schifo che abbiamo visto oggi. Oggi abbiamo visto lo schifo totale, lo schifo totale. Per fortuna che ha avuto un problema Russell, per fortuna, se no perdiamo pure la terza posizione con Sainz. Uno schifo totale, vedere superato così, senza difesa, ragazzi. Sainz è stato superato prima da Verstappen, poi da Perez, senza riuscirsi a difendere. Parlavamo di mondiale, abbiamo buttato 2 anni che dicevamo che non facevamo sviluppo. Per questo schifo? Per questo schifo? Perché oggi è stato più schifoso del Gran Premio di Ungheria, che lì abbiamo sbagliato. Hanno sbagliato come scelta, ma oggi si è visto nettamente la potenza della Red Bull contro la Ferrari. Strategia, gomme, velocità, tutto. Li hanno disintegrati in tutto. E cosa dovevamo pensare se Verstappen partiva primo? Che finiva il Gran Premio con 1 minuto e mezzo, 2 minuti di vantaggio dal secondo? Uno schifo così non si è mai visto. Sveglia! Sveglia, dovete svegliarvi. Ora c'è Gran Premio d'Olanda e Monza. Sveglia, abbiamo perso il mondiale. Ora cerchiamo di vincere. Andiamo in casa di Verstappen e vinciamola. Ma sveglia, sveglia, siete la Ferrari. Sveglia. Uno schifo così non si è mai visto. Un dominio Red Bull. E tu eri lì. Sembrava il vecchietto, la Ferrari sembrava il vecchietto alla fermata dell'autobus che aspetta l'autobus.
Verstappen ha fatto quello che voleva. Addirittura gli hanno detto: ti vuoi fermare a cambiare lo stick delle gomme, che aveva le rosse, e tutti gli altri avevano già cambiato le gomme. Lui ancora con le gomme rosse della partenza. No, no, tranquillo, tanto le lumache vanno. Ferrari, sveglia. Siete la Ferrari. Sveglia, sveglia. Che uno schifo, così non l'ho mai visto. Ferrari, sveglia. Max Verstappen, solo applausi. Max, extraterrestre, il mondiale è vinto. Verstappen, hai vinto il mondiale. Oggi che cos'è? 28 agosto, il mondiale è chiuso. Addirittura Perez ha superato Leclerc come secondo in classifica. E ora Perez non si può neanche lamentare che c'è stato ordine in scuderia, perché pure Perez l'ha superato Verstappen. Oggi un Verstappen dominante. Oggi dobbiamo alzarci le mani e dire: quando lo vuoi vincere il mondiale? Dimmi, decidi tu quando vuoi vincere il mondiale. Decidi tu quando vuoi vincere il mondiale. Schifo, schifo, schifo. Ferrari e tutta la scuola. Io non ho capito, tu in questo mese, invece di stare lì a preparare strategie, a preparare i meccanismi, cosa hai fatto? Spiegami tu cosa hai fatto. Oltre a questo schifo che si è visto, non hai fatto niente? Non hai fatto niente? Ah, scusa, siete andati a mare. Ve lo siete meritati andare a mare. Ve lo siete meritati. Prima dovevamo dire che avevamo la macchina più forte. Oggi, dopo che abbiamo di Belgio, non lo possiamo dire. Oggi dobbiamo solo dire dominio assoluto, dominio assoluto. Ma voglio capire cosa dirà Binotto per l'ultimo giro, se c'è stato problema, perché tu hai voluto fare l'ultimo giro a rischio per un punto e poi per sicura posizione. Uno schifo. Domani faremo un video commento con calma, vedremo tutte le pagelle, tutto quanto sul Gran Premio di Belgio. Questo è stato un video a fuoco per la fine di questo Gran Premio e la fine del Mondiale. Oggi è finito il Mondiale Pilota, è finito. Oggi il Mondiale Pilota è finito. Un applauso ancora a Verstappen extraterrestre. Schifo Ferrari. Se vi è piaciuto mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi, andate sulla campanella, cliccate sulla campanellina e che dire, non forza Ferrari. Schifo, oggi è schifo. E applauso Verstappen. Applauso Red Bull, Ferrari schifo. Ciao!